Interessante, molto interessante. E Sammy, che stai facendo? Ricordi lo spray restringente su cui stavo lavorando? Beh, è stato un successone, da un'occhiata. Ho accidentalmente rimpicciolito alcune delle tue bambole. E quando dico accidentalmente intendo deliberatamente. Perché devi sempre sperimentare i tuoi prodotti sulle mie cose? Ma quando Roger ha installato un nuovo sistema di sicurezza sulla porta della camera ho avuto dei problemi. Comunque non è importante. Le tue bambole sono super piccole e non hanno un posto dove vivere. Questo potrebbe essere un problema, ma possiamo creare una casa? Ho già un'idea. Amici, rimanete con noi, non andate da nessuna parte. Sam, che stai facendo? Non dovevamo fare una casa? Una casetta con degli oggetti minuscoli. Tranquillo, Sam. Non abbiamo bisogno di questo. Creeremo da soli i nostri oggetti. Allora sì che sarà tutto più facile. Che tipo di casa dovremmo costruire? Abbiamo così tante opzioni. Sam, il costruttore, è pronto a iniziare. Ho preparato alcuni layout. Wow, Sam, davvero ambizioso. Una piscina. Ok, cominciamo. Tutti i materiali sono in questa scatola. Cominciamo con la piscina. Ci tufferemo nel lusso. Io quello che fa le battute qui. Pensavo fosse carina. Ci servirà qualcuno per testare la nostra piscina. Il mio amico Quackers è disposto a darci una mano. Com'è l'acqua? Se la sta godendo, sì, io mi sdraierò vicino alla piscina. Voglio ravvivare un po' la mia abbronzatura. Sammy, non rilassarti troppo, mi servirà il tuo aiuto. Qui dovremo mettere una luce. Le bambole invece devono vedere che cosa stanno facendo. Hai detto luce? Abbiamo bisogno di qualcosa di epico, un vero pezzo unico, proprio la cosa adatta. Sembra che Sam abbia in mente qualcosa. Che ne pensi, Susie? Bella, vero? È una buona idea, ma forse un po' troppo grande. Dobbiamo pensare in piccolo. Più piccolo, eh? Aspetta, ci sono! Che ne dici di questi? Sono perfetti. Possiamo usare questa graffetta per creare un lampadario. Ovviamente avremo bisogno anche di qualcosa di più elegante. Come questo. Possiamo usare anche questo, l'ho trovato mentre cercavo il tesoro dei pirati. Per l'ultima volta, Sammy, quello non era un forziere del tesoro, era il mio portagioie. Ah, è stata comunque un'avventura epica! Oh wow, Sam, è davvero bellissimo! Completiamo il resto della casa. Le bambole vorranno sicuramente una casa con vista. Avremo bisogno di tante finestre. Questa parete è così banale, perché non la coloriamo? Ci sono io qui, Susie, gli darò un po' di magia slime. Io continuo con le finestre. Wow, adoro questo stile! È così chic, così moderno, così... alla Sammy, sai, proprio perfetto! Che c'è adesso? Ma certo, il turno delle scale! Lascia fare a me, Sue, realizzerò la migliore scala che tu abbia mai visto! È importante assicurarsi che ogni pezzo di legno sia della stessa dimensione. Misura due volte, taglia una! Questa è la regola fondamentale, Susie! Opsi! Sembra che sia meglio tornare al tavolo da disegno! Sue, spero proprio che tu abbia un buon libro, forse mi ci vorrà un po'! Tranquillo, abbiamo già una scala qui. Ah, che sollievo! Qualcosa non è andato secondo i piani! Credo proprio che inizieremo ad assemblare il tutto. Sta prendendo forma, Sue! Dobbiamo mettere un po' di arredamento! Hai ragione! Decoriamo questa stanza prima di andare oltre. Io mi occuperò del divano. Ho guardato dei tutorial. Questo colore va così tanto in questo periodo, Susie! Sarà comodissimo, fidati di me! Mi fido, infatti non vedo l'ora di vederlo! Il mio lavoro qui è finito, sono piuttosto soddisfatto! È stupendo! Ed ecco il posto perfetto! Ho pensato che potremmo usarli per la decorazione, così sarà molto più accogliente! Ogni piscina ha bisogno di un salvagente, Susie! Ecco perché! Allora guarda qui! È
Il soggiorno e la piscina sono pronti, adesso possiamo occuparci della cucina. Inizieremo realizzando alcuni mobili. Wow, alcune di queste ricette sono incredibili! Siu, abbiamo bisogno di un frigo per conservare al meglio il nostro delizioso cibo. Dico sul serio, ne abbiamo davvero bisogno! Ottima idea! Come sai, le grandi menti pensano all'unisono. Ah, ci serviranno anche un po' di foto qui, sorridi! Sam, sono bellissime, le sistemo subito sul frigo. Non c'è cucina senza fornelli, ci penso io. Ottimo, intanto preparo la tavola. Il fornello e il lavandino sono pronti, aspetta, devo provarli, preparerò qualcosa di delizioso. Sto per cucinare qualcosa di speciale, Susie. Oh, interessante, non vedo l'ora di assaggiare allora. Credo che queste sedie andranno benissimo per il tavolo. Non riuscivo a trovare la mia attrezzatura da chef, Susie, quindi userò un seghetto. Sono sicura che andrà comunque bene. Ecco degli snack deliziosi e salutari per le bambole. Nella nostra casa non dovranno mancare delle piante. Madre Natura sarà così orgogliosa di noi. Wow, non sapevo di essere così brava! Forse avrei dovuto dedicarmi al giardinaggio invece di cucinare, non è andata come previsto? È il pensiero che conta! Bene, credo che ordinerò del cibo, sarà molto più sicuro! Pronto, vorrei fare un ordine, consegna rapida! Ben fatto, Sammy! Stavolta non abbiamo nemmeno dovuto disturbare i vigili del fuoco! Possiamo iniziare a mettere insieme la cucina! Niente male, le bambole dovranno invitarci a cena. Questo tappeto completerà la cucina, guarda che bello! Ricordiamoci anche del tavolo da pranzo e delle sedie. Wow, abbiamo fatto un ottimo lavoro! Se non sbaglio dobbiamo completare un altro piano! Giusto, che aspettiamo? Sei pronto a lavorare sul bagno e sulla camera da letto, Sammy? Ecco qui il pavimento. Sì, sarò da te tra un minuto, il tempo di sciacquarmi. Sammy, ti vedo davvero rilassato. Tutto questo duro lavoro mi sta facendo venire sonno, credo proprio che costruirò un letto. Ma ricorda, è per le bambole. Lo so, sono un professionista. Chissà perché ho una brutta sensazione. Questo sarà il letto più accogliente di sempre. Finora tutto bene, a volte mi sorprendo da solo. Sei sempre così modesto. Devo fare anche una fantastica coperta. Sarà facile come fare qualcosa di caldo e soffice. La nostra creazione sembra proprio una casa adesso. Ecco un angolo per lo studio. La mia coperta è pronta, da un'occhiata. E perché ho spento le luci? Sam, sei tutto intero? Non farmi spaventare. Sono un fantasma spettrale! Devo dire che questo tuo nuovo look è molto interessante. Grazie, andrò a spaventare Roger. Oh, Sammy, non farlo. Sarà divertentissimo. Te l'ho detto, questo è il letto delle bambole, non per spaventare le persone. C'è qualcosa che manca ma non riesco a capire cosa. Che ne pensi di qualche cuscino? Aiuteranno le nostre amiche a dormire. Sì, hai ragione, grazie. Restano da fare solo pochi ritocchi. Sono sicura che le bambole saranno felicissime di vivere qui. Con questa finestra sul cielo avranno una vista stellare. Wow, è così magica! È davvero magica, Sammy!
che giornata! Siu, credo che abbiamo un problema! Stavo conducendo un altro esperimento e ho scoperto che lo spray ingrandente è fantastico! Anche le bambole adesso sono enormi, davvero enormi! Che cosa stai dicendo, Sammy? Dobbiamo costruire una casa gigantesca per loro subito! Allora è meglio mettersi al lavoro! Ciao, amici! Alla prossima, gente!